Non uccidiamoli con il silenzio, con la delega, con la rassegnazione, con l'indifferenza. Attenti! Non uccidiamoli con la memoria rituale, celebrativa, fine a se stessa. Non uccidiamoli. La memoria deve sempre diventare impegno. E il miglior modo di fare memoria, ce lo ripetiamo sempre, è quello di impegnarci di più tutti, tutti, 365 giorni all'anno. Ma noi vogliamo esprimere anche qui la riconoscenza alle persone ferite in quelle stragi, ai sopravvissuti, perché anche loro li dobbiamo sentire vicino, vicino. Ma una parola particolare questa mattina, un ragazzo della Polizia di Stato, delle scorte, stava venendo qui per accompagnarci in questo generoso servizio e in un incidente ha perso la vita. Vittorio Giordano, che sarebbe stato qui con noi, sarebbe stato qui con noi, se n'è andato questa mattina. Anche lui è morto per la democrazia, nell'adempimento del suo servizio, vittima del dovere. Avrebbe accompagnato noi, tutti noi. Non c'è più Vittorio, lo ricordiamo in quella memoria vera che da 18 anni, perché da 18 anni e mai abbiamo fatto i morti di serie A e di serie B e siamo andati ogni anno nei luoghi dove sono morte le persone. Non si può essere contemporaneamente in tutti i posti, ma in tutti i posti quei nomi a voce alta abbiamo ricordato e soprattutto li ricordiamo col nostro impegno tutti i giorni, e che oltre 150.000 persone siano presenti qui è un segno che c'è un'Italia. Oggi 16 e il 21 marzo in tutte le piazze d'Italia che vuole fare della memoria l'impegno. Meno parole, più fatti. Non uccidiamoli una seconda volta. Non uccidiamoli con la mafiosità. La mafiosità, capite? Che può annidarsi in ciascuno di noi. La mafiosità delle coscienze addormentate o addomesticate, perché ci sono tante coscienze addomesticate in questo paese. La mafiosità del tanto non mi riguarda, dell'alibi, della superficialità. La mafiosità come cattivo odore di una società dove il diritto conta meno della forza e la protezione non la si cerca nelle leggi ma nel favore del potente di turno. La mafiosità di quanti hanno intimidito, di quei potenti di turno, di quei potenti di turno che hanno cercato di ostacolare fino in fondo quelle indagini anche nella strage di Viareggio, come nelle altre stragi, come la ThyssenKrupp di Torino, dove ci si dimentica in fretta i morti dell'Eternit. Questo è lungo elenco, questo bisogno di verità, che anche quei 108 morti e 17 dispersi di quel volo del 1978 AZ 4128
tra Roma e Palermo, dove molti interrogativi restano aperti. La mafiosità, chi vuole coprire, chi vuole frenare, i potenti e i forti di turno, vi prego, ribelliamoci. Il 70% di voi non conosce la verità, non conosce la verità o la si conosce solo in parte. Non uccidiamoli con la mafiosità una seconda volta. Mafiosità, le tante tentazioni a piegarsi a quelle forme di legalità sostenibile, maleabile, che sono continua mediazione fra lecito e illecito. Ma voi sapete che sono l'anticamera della penetrazione mafiosa nei territori, nella cultura, nella mentalità della gente. Sì, non uccidiamoli una seconda volta con le parole rituali e generiche, con tanti dibattiti, convegni, tanti, lasciatemelo dire, sono autoreferenziali, con delle passerelle che non finiscono più. Abbiamo bisogno di cose vere, di cose vere, di dibattiti, convegni seri, di sostanza, di denuncia e di proposta. Abbiamo bisogno, se non lo uccidiamo una seconda volta, di un parlare serio, capace di ascolto, un parlare sobrio, puntuale, documentato, vero. No, no, a parole vuote e senza carne. No a un parlare disimpegnato che sentiamo ogni tanto. No a parole irresponsabili. Sono gravi le parole irresponsabili che abbiamo sentito e che purtroppo continuiamo a sentire, come chi dice che i magistrati sono peggio della mafia. Sono parole gravi, parole che offendono, che uccidono una seconda volta la vostra dignità. È una ferita dentro di noi e dentro di voi. No, non è retorica, non è demagogia, che non ci appartiene, è la verità, perché abbiamo il dovere e la responsabilità delle parole. Queste parole offendono, feriscono, uccidono una seconda volta. E attenti, attenti, vi prego, la mafia è una peste, la mafia è una peste. Chiamatela con questo nome è una peste, che noi ci trasciniamo. Che bello vedere un papa che si fa chiamare Francesco. Segno di essenzialità, mi auguro di una chiesa capace di essere più dalla parte dei poveri, degli ultimi, della fatica, del dolore delle persone. Una chiesa libera, ma soprattutto una chiesa profetica e meno diplomatica. Ma attenzione, i papi passano. E che bello vedere i volti nuovi, quest'aria fresca. I deputati, i senatori, i governi passano. Ma purtroppo è da secoli che non passa la mafia nel nostro paese. È da 400 anni che parliamo di Camorra, da 200 anni che parliamo di Cosa Nostra, e decenni, decenni, decenni che parliamo dell''Ndrangheta. E quei spiragli ogni tanto della Sacra Corona Unita. Ma perché? Ma perché? Ma perché? E questo non vuol dire
vi prego, la stima, la riconoscenza a quel generoso impegno e lavoro di magistrati, delle forze di polizia, di quelle parti delle istituzioni fortemente impegnate. Avete sentito quel numero di sindaci e di amministratori impegnati per una politica che non si è voltata dall'altra parte, una politica di trasparenza, di contenuto, di legalità. Ma non basta, non basta. È 400 anni che noi parliamo di Camorra, 200 anni di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta. E allora non uccidiamoli una seconda volta con mari di parole, di promesse, e soprattutto evitiamo il furto delle parole, perché ce le stanno rubando queste parole, ce le stanno rubando. Perché chi è che non parla di legalità, chi è che non parla di pace, chi è che non parla di giustizia, chi è che non parla di lavoro? E poi siamo qui, ce l'hanno svuotate del loro valore e del loro significato. E a parlare di legalità innanzitutto in Italia, i primi sono quelli che la calpestano tutti i giorni. Difendiamole le parole, difendiamole le parole dai manipolatori, dai seduttori. Non uccidiamoli, vi prego, non uccidiamoli una seconda volta con la sola indignazione. Basta, non basta indignarci. Quanti si indignano e poi l'indignazione si cura con la dignità, si cura restituendo dignità alle persone, al lavoro, alla cultura, alla democrazia. Dobbiamo restituire dignità. E allora dobbiamo essere capaci, e la cura per la dignità vuol dire più responsabilità. Abbiamo bisogno di guardare anche dentro di noi alle nostre responsabilità per essere più prossimo alle persone e per cercare di essere insieme, ho detto insieme, motore di cambiamento. Voi non vedete questa piazza immensa, immensa. Qui c'è la veramente la più grande trasversalità del nostro paese, perché qui voi rappresentate mondi, contesti, espressioni, storie diverse, tutti insieme. Noi dobbiamo unire ciò che le mafie e il mondo dei potenti, dei corrotti vogliono dividere. Dobbiamo unire, dobbiamo unire. È noi che vince. E insieme, nella quotidianità, perché solo unendo le forze degli onesti, la richiesta di cambiamento diventa forza di cambiamento. Non uccidiamoli una seconda volta. Vi prego, non uccidiamoli una seconda volta. Con leggi che indeboliscono gli strumenti di indagine e depotenziano il controllo di quei reati che delle mafie sono l'anticamera. A partire, hanno detto già altri, discuteremo di questi specifici problemi in quei 25 gruppi di lavoro nel pomeriggio. Lì ci ascolteremo, studieremo, cercheremo di conoscere, di fare proposte. Ma qui, qui dobbiamo dire che si uccide una seconda volta con quelle leggi che indeboliscono l'indagine, gli strumenti di indagine che depotenziano il controllo dei reati. La corruzione è un esempio, è solo un esempio. Il problema dell'usura, il problema delle norme sul gioco d'azzardo, che sapete sono terra di conquista delle cosche.
e ti parlo ancora della droga in Italia. Meno investimenti, meno servizi, c'è la crisi. Ma chi sostiene? Qualcuno non ha capito che prevenire fa risparmiare, perché dopo i costi sono 100 volte di più. Bisogna prevenire. E il narcotraffico, delle droghe nessuno quasi più parla, eppure è uno dei più importanti voci del bilancio delle mafie. Ma oggi discuteremo di tutto questo con serietà, con profondità. La corruzione, vi prego, chi è capace, ma qui c'è una marea di giovani stupendi, www.ripartefuturo.it, vi trovate informazioni sempre. Quel sito non si fermerà mai, vuole monitorare questa dimensione e documentarla di questo problema. La corruzione ci impoverisce tutti. È la politica che in questo momento vota, che ci sia una rivolta dentro le coscienze di tutti quelli oggi chiamati a essere deputati e senatori. La bellezza di aver visto tante donne sorridenti, giovani, e la bellezza di questi percorsi, di questi volti, di queste storie, a questa politica. Io credo a nome di tutti, vorrei dire oggi più che mai, fate solo in fretta, ma soprattutto prima che tanti codici etici, basterebbe che un politico tenesse in conto e mettesse in pratica le parole della Costituzione italiana. È quello che la politica deve fare oggi più che mai, con molta umiltà e con molta forza. E voi sapete, i beni confiscati, è significativo che il prefetto che dirige l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, l'altro giorno lui ha lanciato un appello, che c'è bisogno di nuove regole. L'appello: siamo a corto di personale, la mancanza di figure specializzate, e cito le sue parole, che bisogna accelerare la destinazione dei beni gravati da un'ipoteca con una procedura più semplice. Via le ipoteche bancarie, ma soprattutto è il prefetto che dice, è detto da lui, e noi sosteniamo queste misure che ci auguriamo presto siano rese applicabili per rafforzare la legge sui beni confiscati, e lui dice anche abrogare la disciplina dell'autofinanziamento, in quanto svilisce la ragione della 109 del 96, che è quella di restituire i beni alla collettività, incominciando ad avere i soldi per quelli che sono i vostri diritti, per i testimoni, per i familiari delle vittime, per creare le condizioni che si possa veramente restituire la collettività usandoli quei beni. E come è importante estendere la disciplina per i beni immobili ai beni aziendali, in particolare consentendo agli enti territoriali di acquisire gratuitamente i beni aziendali. Qui c'è la storia di un immenso bene confiscato a un boss della Cosa Nostra che ci trascina da anni, nonostante la volontà di tutti di restituire tutta questa azienda alla collettività. Allora sosteniamo tutto questo, non uccidiamoli una seconda volta per mancanza, per insufficienza di politiche sociali, di servizi, di opportunità. Il lavoro,
il lavoro. 38% di giovani non ce la fanno nel nostro paese. E soprattutto, mettiamoci insieme per dichiarare illegale la povertà. È partita una campagna internazionale per mettere fuori legge le leggi, le istituzioni e le pratiche sociali collettive che generano, alimentano i processi di impoverimento. Dichiariamo anche noi e facciamo anche noi parte di questa campagna per dichiarare illegale la povertà. Non uccidiamoli una seconda volta, perché senza verità, o verità solo in parte, non c'è giustizia. Abbiamo bisogno di giustizia. E nella sala dei 500, a Palazzo Vecchio ieri, avete sentito il grido della mamma di Patrizia Scifo, che ci ha chiesto: datemi una mano, perché chi ha ucciso mia figlia ci dica almeno dove l'hanno sepolto. E so che molti di voi nel vostro cuore l'avete gridato tante volte: diteci la verità. E per chi non si sa, diteci almeno dove l'avete sepolta, sepolti. Da questa città, da questo palco, con tutti voi, la voce si alza per chiedere a quanti hanno ucciso. Diteci almeno dove l'avete sepolti. Ve lo chiedono queste mamme, questi papà, questi figli. Diteci almeno questo. Diteci questo. Noi vogliamo sapere di Patrizia. E non abbiamo mai dimenticato Deborah Cartisano, con la sua mamma, i suoi fratelli, che per anni e anni hanno gridato da Bovalino: diteci almeno dove l'avete sepolto Lollo Cartisano. E voi sapete che quel grido, dopo anni, è stato ascoltato. E una lettera è arrivata indicando un posto sull'Aspromonte, dove ormai ogni anno si cammina anche lì, sotto quel monte, perché ci sia memoria, ma perché ci sia impegno e perché loro sappiano che noi siamo più forti, siamo sempre di più. Non uccidiamo una seconda volta. Allora non vogliamo sentire parlare di benefici. Sono i vostri diritti che lo Stato deve garantire. E lo stiamo chiedendo da anni e continueremo a chiederlo alla politica, che è necessario eliminare quella data del 1° gennaio 1961, perché anche chi ha perso la vita prima non deve essere solo riconosciuto, ma i familiari avranno gli stessi diritti che essere garantiti, riconosciuti e qualificati. E penso a tanti sindacalisti, alla strage di Portella della Ginestra, e penso a tanti molti prima del 61. Ma è possibile che non siamo capaci di non dare data ai morti per via di mano criminale mafiosa? Ma come si fa a dare delle date? Chiediamo ancora una volta l'eliminazione del segreto di Stato in alcune situazioni. E Agostino ce lo chiede, quella barba la vuole tagliare, Agostino, la sua famiglia, segreto di Stato, per fare chiarezza, per la verità, per la verità.
come d'urgenza l'approvazione sui permessi riconosciuti e attribuiti per i familiari che portano la loro testimonianza. Tutti chiedono la testimonianza, ma chi di voi sta lavorando, chi di voi spostarsi, ha bisogno che gli venga riconosciuto per non perdere il lavoro, per non bruciare quelle energie. Ma lasciatemi dirvi grazie a nome di tutta questa piazza e delle piazze che il 21 di marzo leggeranno in tutta Italia quei nomi. Grazie della vostra testimonianza. So che vi costa, ma ci avete dato una lezione immensa, immensa, quella che trasforma il dolore in impegno graffiante. Come voi chiedete l'assunzione da parte dell'amministrazione per chiamata diretta personale di persone della famiglia, sono quelle lunghe richieste che abbiamo consegnato al Capo dello Stato, ma poi non avevamo interlocutori nel governo. È per questo che chiediamo una politica, un governo veloce. Abbiamo bisogno su questi e su altri temi di risposte, ma soprattutto i familiari che si sono costituiti parte civile si sono troppo spesso sentiti soli a dover dare prova di essere loro le vittime. Le abbiamo viste intimidite dagli imputati tante volte. Non lasciamoli soli. Ragazzi, associazioni, occupiamo positivamente le aule dei tribunali durante quelle udienze. Libera l'ha fatto. Si è costituita parte civile dove è stato possibile alcuni processi. Non abbiamo lasciato solo i testimoni. E lasciatemi in questo momento un pensiero caro a quella presenza costante in tutte le fasi del processo, e lo sarà ancora per il processo d'appello, per Lea Garofalo, e soprattutto perché Denise, sua figlia, che ha avuto il coraggio di rinunciare tutto questo mettendosi in gioco. Non dobbiamo lasciarli soli. Allora, come non dobbiamo lasciarli soli i testimoni, e lo Stato deve rivedere tutta questa materia. Allora, forza amici, dobbiamo imparare di più il coraggio, anche chi ci ha impegnato. Il morso del più deve appartenerci a tutti. Senza coraggio la libertà muore. Il coraggio di fare scelte scomode e di rifiutare i compromessi. E di fronte ai vivi della vita bisogna prendere posizione, decidere da che parte stare, non temere mai di imboccare la strada più difficile che quella in salita. La normalità del bene e del coraggio ci accompagna. È un segno di speranza. Ha attraversato le vie di Firenze oggi. Un momento per gridare forte all'Italia, che è un problema di democrazia quello che stiamo vivendo in questo momento. Perché la democrazia è passione e ragione, è coscienza critica. La democrazia ci chiede e ci chiede di vivere l'uguaglianza. E democrazia significa diversi come persone e uguali come cittadini. Allora, Firenze, città del Rinascimento, e il Rinascimento morale, civile e politico è possibile solo se parte dal cuore di ciascuno di noi. Il nostro impegno è un impegno in prima persona. Vi prego, in prima persona, la speranza chiede ancora una volta a tutti assunzione di responsabilità. Non delegare ad altri quello che possiamo e dobbiamo fare noi.
Ci vuole speranza, c'è bisogno di grande speranza, essere noi il segno di speranza. L'incendio è la città della scienza, città della cultura. Napoli, per noi vale quelle bombe, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze, è la cultura che dà maggiori strumenti di libertà alle persone, è la cultura che ci consegna il termometro dello stato di salute della democrazia di un paese. Noi ci saremo, quando sarà possibile, a collaborare con la città di Napoli, a ricostruire quei campi di lavoro di volontari, a portare il nostro contributo da tutta Italia. Nino Caponnetto diceva, e con lui ci salutiamo, il nostro grande Nino Caponnetto diceva che la mafia teme più la scuola che la giustizia, l'istruzione taglia l'erba sotto i piedi alla cultura mafiosa. Amici, assumiamocela di più questa responsabilità e questo impegno, e a maggio sarà proclamato beato Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia. Don Puglisi. E speriamo beato anche il nostro Peppino Diana. Eh sì, anche Peppino Diana. Ma attenzione, per Don Puglisi non era un segno di sconfitta che il suo impegno sociale portasse a un esito diverso dall'abbracciare la fede. Lui operava, incontrava, ascoltava tutti, tutti, che bello. È quello che questa piazza rappresenta, è quell'incontro ecumenico così profondo di ieri sera. Per lui contava che le persone imparassero lo stupore e la conoscenza in quella dimensione. Lui era certo che le persone che lui incontrava avrebbero trovato tutti il loro modo di credere e di vivere. Continuiamo a camminare insieme.